Conquistare l'obiettivo di oggi per coltivare il sogno di domani, eguagliare il record di 4 partite vinte consecutivamente in campionato per proseguire ancora in un cammino sinora perfetto. Amici di Milan TV, un saluto da parte di Simone Nobilini e benvenuti allo stadio Brianteo di Monza, teatro della sfida odierna tra Milan e Tavagnaco, valida per la 4ª giornata di campionato di Serie A femminile. Si parte allora con il calcio inizio dato da Polli Duceri. Buona la finta di corpo su Ciandarana, dentro il pallone per Eruma, spazio la finlandese, bella palla dentro per Giacinti che entra in area di rigore, va col mancino, dentro! Non trova per nulla il taglio di Tucceri che sarà proposta bene in area di rigore. Che buona! Una prova ad aggirare la difesa gialloblu cercando dentro Tucceri, buono il pallone dentro! E il palo di Bergamaschi che non trova il gol con l'appuntamento sul secondo palo. Ecco il pallone dentro ora proprio per Bergamaschi che entra in area, tocca per Salvatore Rinaldi che non trova però la porta. Buono il pallone intanto dentro di Giacinti che trova Erum, cross col mancino, Bergamaschi e poi il pallone. Cerca profondità Giacinti, che lotta e passa Giacinti! Alto il pallonetto, era riuscita a passare alle spalle del proprio marcatore Valentina. Gianni ripropone per Tucceri, trovandola molto bene sull'out di sinistra, rientra Tucceri sul sinistro, va dentro poi Tucceri destro, ribattuto Giacinti, posizione buona e autogol che porta avanti il Milan sulla conclusione di Valentina Giacinti. La sblocca il Milan con un po' di fortuna ma anche con pieno merito al 33esimo minuto su una grande azione di Linda Tucceri Cimini. Qui di destro viene ribattuto, poi Giacinti dentro e Kunizawa con intervento maldestro che fa finire il pallone direttamente alle spalle di Capelletti. Milan avanti. Fallo qui da parte di Veritti che viene addirittura espulsa dal signor Madonia di Palermo, Tavagnaco in 10. Tucceri se ne va ancora, vuole il sinistro, tiene lì in un modo o nell'altro Capelletti. Offland lancia in profondità a cercare Lady Andrade che supera Milan in area di rigore. Lady Andrade passa! Sinistro largo, non lontana dal primo gol con la maglia rossonera. Lady Andrade. Gianni cerca dentro Bergamaschi, posizione regolare, rientrata in tempo dal fuorigioco Valentina. Allarga per Tucceri, cross in mezzo, carissimi, palla rete! Carissimi! Con il gol del 2-0 che chiude qui la partita, forse con un pizzico di sofferenza di troppo, con un qualche rischio di troppo, ma il Milan la porta a casa con merito. Il colpo di testa di Marta Carissimi, entrata nel secondo tempo, mettendo la ciliegina sulla torta al successo numero 4. E l'arbitro dice che può bastare così e manda tutte sotto la doccia. Finisce 2-0 per il Milan.